l'ultimo dell'anno che cosa farete? In famiglia, con figli e nipoti. In casa? In casa dalla nonna, che sarei io, e tutti a casa nostra e tutti felici e contenti. Che cosa cucinerà, signora? Allora, mio marito fa la grigliata, io faccio i contorni, ci saranno panettoni, torrone e tanta musica. Compagnia di due o tre coppie, amici, insomma. Ecco, da a casa o in ristorante? A casa, sì, sì. Cucinerà lei, signora? Un po' per ciascuno, ognuno porta qualcosa, bellissimo. Va bene. E voi? Uguale, con gli amici in compagnia, ognuno porta qualcosa. Siamo a casa con le mie figlie, noi siamo di Parma, quindi torniamo a casa e rimaniamo lì, poi torniamo ancora in vacanza per la Befana. Ha già pensato al menù? Si improvvisa, più o meno si sa cosa si può fare, tortellini, lenticchie, cose varie. Allora esco a cena con amici e poi finiamo col panettone a casa mia. Per l'ultimo dell'anno che cosa avete organizzato? Casa oppure in baita. Con gli amici? Sì, esatto. C'è una festa e quindi festeggiamo lassù. L'alternativa era andare a Jesolo a vedere i fuochi. Vedremo o casa o Jesolo. Io sono in montagna con dei miei amici. Ecco. E basta. Fare un po' di festa. La casa degli alpini. Sempre forse gli alpini, vero Giorgia? E il papà invece sta a casa tranquillo, aspetta la figlia che torna e anche l'altro sì. Piccolo.